Oltre al loro scopo principale, i social media sono un luogo di molte truffe, inganni e fatti misteriosi. Basti pensare alla recente vicenda di Jonathan Galindo. Una storia simile sta dilagando in questi giorni e sembra ruotare intorno a un altro misterioso account. Tutto inizia quando alcuni utenti di Facebook hanno iniziato a notare uno strano fenomeno. Sembravano essere tutti amici di una donna di nome Selene Delgado Lopez. L'account Facebook presenta l'immagine di una donna sorridente con i capelli corti mentre indossa una maglia arancione. Il suo profilo Facebook dice che è residente a León, una città messicana nello stato del Guanajuato, e questo è tutto ciò che è noto sulla donna. Successivamente diversi utenti hanno cominciato a notare una strana coincidenza, scoprendo che molte persone erano amiche di Lopez, nonostante non l'avessero mai incontrata, conosciuta o addirittura sentito parlare di lei. La parte strana? Sembrava che non ci fosse alcuna possibilità di rimuovere l'amicizia. Diversi post riguardanti Lopez sono apparsi su Reddit, Facebook e altre piattaforme come Twitter, con utenti di Facebook confusi che volevano saperne di più su questa misteriosa amica e su come rimuoverla. La faccenda diventa ben presto virale e molti andarono a controllare, scoprendo che sul profilo indicato il pulsante aggiungi agli amici era effettivamente assente. C'era solo quello per avviare una chat su Messenger. Tuttavia, questo è un vero e proprio inganno, perché non significa che la sconosciuta faccia già parte dei nostri contatti. Molto più semplicemente, si tratta di un account in cui è stata disabilitata la possibilità di ricevere richieste di amicizia. Una prova può essere comunque eseguita accedendo all'elenco dei propri amici e provare a digitare il nome dell'interessata. Probabilmente non apparirà alcun risultato. Caso chiuso, quindi? Forse. Ma un'ultima coincidenza fa davvero rabbrividire. Negli anni 90, su un'emittente messicana, andava in onda un break informativo dedicato alle persone scomparse, e tra gli individui ricercati figurava anche una diciottenne di nome Selene Delgado López. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Il suo volto rimase in onda per ben 8 anni, ma lei non venne mai ritrovata e molti iniziarono a ritenere che non fosse mai esistita. A questo punto la domanda sorge spontanea: è un caso che la donna che ha attirato l'attenzione su Facebook si chiami proprio come la ragazza scomparsa? E se fosse addirittura la stessa persona? Forse l'unico modo per scoprirlo è inviarle un messaggio. Vuoi provare?